Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Siamo qua nel nostro pollaio. Sono state fatte, grazie mille, alcune modifiche ultimamente. Oggi parliamo di abbeveratoio e vediamo esattamente che abbeveratoio ho scelto, perché in un periodo del genere, con temperature così ampie e alte, il latte idratazione delle galline è veramente fondamentale, soprattutto per una produzione costante di uova. Ci sono vari problemi legati agli abbeveratoi, tra cui anche le zanzare. Ho fatto varie prove, ne ho scelto uno, ti faccio vedere quale. Intanto, se ti piace questo video, metti un bel mi piace, se ti può piacere l'argomento, se vuoi vedere altri video del genere. E mi raccomando, iscriviti anche al canale YouTube per rimanere aggiornato su ogni roba. La stanno bevendo e quindi andiamo a vedere le nostre galline. Quindi nel nuovo setting del pollaio abbiamo la classica mangiatoia della Novital, abbiamo una seconda mangiatoia che è quella che dovrebbe essere un abbeveratoio. In verità io lo sto utilizzando come mangiatoia terra, questo perché i pulcini, o meglio i pulcinotti, quelli un attimino più piccoli, ora te li faccio vedere perché sono ora fuori a farsi il giro, eccole lì, fanno fatica a arrivare alla mangiatoia alta, che voglio che comunque rimanga alta, perché altrimenti mi buttano troppo fuori il cibo le altre galline. Ora se la stanno godendo la grande, guardali qua, sono sotto a godersela, a zampettare. Qua abbiamo tagliato, ho tagliato tutta l'erba, loro ora se la godono. Ma oggi vorrei risolvere con voi il problema più grande che avevo, che era quello di dare da bere alle galline. Come sapete amo particolarmente le soluzioni che si possono appendere. Questa qua è una soluzione della Novital, è una soluzione che permette di avere l'acqua all'interno, ha un sistema di galleggiante che permette di far fuoriuscire all'acqua solo il necessario, quindi si autoregola, e a mio avviso è un'ottima soluzione per due motivi. Allora, il primo motivo è che se voi tenete un secchio pieno d'acqua o altro, l'acqua che avete all'interno tende a fare le alghe, a non essere pura, buona. Questo non è buono sia per le galline, più incomincia a puzzare perché sta ristagnando. Questo sistema invece, vedete, continua a avere un ricambio d'acqua quando bevono. Grazie. Quando bevono l'acqua, vedete, da lì sta fuoriuscendo l'acqua perché ne stanno richiedendo le galline. Occhio, un sistema del genere va bene esclusivamente se avete, se lo mettete a terra, avete una superficie piana, perché il galleggiante, se non avete una superficie piana, non funziona assolutamente bene. Ribadisco, per me è ottimale fissarlo in modo tale che, sapete, per la forza di gravità, per forza è perpendicolare. Certo, ci sono dei micro movimenti dati dalle galline, però guardate quanto bene si stanno abbeverando le galline. Lo sto utilizzando da circa un 10 giorni. Purtroppo c'è dentro un pochino di sporco, dato dal fatto che, vedete, queste disgraziate si lavano, nel lavarsi mi buttano dentro, ecco, così proprio, buttano dentro un pochino di terra. Però capite che quando aggiungo l'acqua una volta a settimana, pulisco, è solo della semplice terra. Il livello d'acqua è giusto, è il minimo stretto necessario. Se noti, la gallina riesce ad abbeverarsi, guardiamo se beve ancora, eccola lì, riesce a immergere bene il musetto e a berci in modo comodo. Eccola lì, vedi, ci beve senza nessun problema. E soprattutto d'estate va a risolvere un problema veramente grosso, che è quello delle zanzare. Ma qual è il problema delle zanzare? Se noi abbiamo una fonte di acqua, uno specchio d'acqua, le zanzare vanno a deporci all'interno le loro larve. Questo, oltre ad andare a incrementare purtroppo le zanzare dentro il vostro terreno, comunque non permettono la buona sopravvivenza, la buona vita delle nostre galline, perché per quanto magari non le vanno a beccare, comunque ci sono tanti insetti. Un sistema invece del genere permette continuamente un riciclo dell'acqua, e quindi, vedi, come in questo caso, perché l'acqua non rimane mai, cioè non è mai la stessa, perché la bevono,
e tirano fuori altra acqua, vedi? Così facendo le larve, anche se ci stanno, vengono praticamente mangiate da loro, cioè in modo, secondo me, ottimale. In più la figata unica che possiamo fare è quella, ma questa cosa qua non l'approfondisco troppo perché ve la farò, grazie, vedere, è quella di collegarci un tubo qua più o meno e rendere automatico con l'acqua di casa, con un sistema particolare, tutta proprio l'inserimento dell'acqua, in modo tale che ce l'abbiano, in modo tale che ci abbiano sempre acqua fresca. Però ribadisco, questa cosa qua la vedremo in un video particolare, non faccio grandi spoiler perché preferisco farvela vedere fatta bene. La vita comunque nel pollaio prosegue veramente bene. Ho messo due pollai, ho tolto quello di legno, non mi piaceva assolutamente, e devo dire che la vita all'interno del pollaio, forse perché hanno più spazio, forse per una serie di motivi, è molto migliore. Settimana questa, se riesco, prendo il motocoltivatore e gli do una fresata, perché qua il terreno un attimino impaccato, duro, c'è qualche cacchetta, insomma la sotterriamo, e soprattutto perché vedete, avere la terra smossa permette alle galline di lavarsi all'interno, è un ambiente comunque fresco, gira l'aria, per quanto le temperature sono alte. Mi sto accorgendo che se due mangiatoie sono giuste per le galline che ho, quindi sono 3, 6, 9, 12, 13, ma saranno circa 18, 19, perché ora devo fare i calcoli col pulcini, pulcinotti, sono circa, dai, facciamo 18 galline, l'abbeveratoio solo uno non va bene, quindi dovrò aggiungerne un altro, perché appunto d'estate ci sono temperature troppo alte, quindi la richiesta di acqua è molto maggiore. Io vi consiglio in modo particolare questa mangiatoia, che per me è il top, quella mangiatoia che rimane comunque ottima, perché comunque le galline vanno a mangiare all'interno. L'unica cosa che, essendo naturalmente così bassa, tirano fuori un pochino di sporco, però essendoci pulcinotti, bah, lo mangiano comunque loro, vabbè, dopo comunque puliscono. Ecco, mi sto accorgendo nell'ultimo periodo che sta uscendo veramente tanto mangime, cioè uscendo, sto dando tanto mangime perché le galline stanno crescendo. Vorrei farvi vedere solo, questi qua sono la penultima cova che avevamo fatto, cioè, sono giganteschi. Guarda questo qua è un gallo di sicuro. E vedremo come se la caverà, al limite lo regalerà qualcuno, perché mi sembra un po' grandicello, e soprattutto tre galli in un pollaio la vedo dura. Più o meno in un giorno e mezzo viene bevuta tutta l'acqua che c'è all'interno, dovrebbero essere 10 litri. Se non erro, questo qua dovrebbe essere la versione 10 litri, ne bevono veramente tanta. Sto facendo il calcolo che circa mezzo litro, 400 millilitri d'acqua al giorno vengono bevuti appunto dalle galline, quindi è un quantitativo importante. Ci sono oggi 33 gradi, quindi capisco anche il perché, però tutte stanno bene, sono sane, è giusto così, insomma, fornigli sempre acqua nuova. Ribadisco, devo metterne un altro assolutamente, perché questo qua da solo non basta. Altra cosa da non sottovalutare, il fatto che sia circolare. Essendo circolare, quindi a forma tonda, possono berci insieme senza litigare, io direi almeno 7-8 galline. Questa cosa qua è molto importante perché incentiviamo comunque l'idratazione, perché incentiviamo l'idratazione delle nostre galline. Se possono bere su 20 galline, 4 galline, 3 galline insieme, le galline sono, diciamo, spinte a bere di meno, perché quando arriva quella un pochino più bulla, quando arriva di qua, quando arriva di là, perde tempo e comincia a mangiare, eccetera, eccetera, non bevono così tanto. È come se voi
è come quando avete la bottiglia sempre a portata di mano sulla scrivania, bevete insomma di più, oppure avete un bicchiere più grande a pasto, tendenzialmente, a meno che siete molto educati a idratarvi, bevete di più. Io lo vedo, io uso d'estate un bicchiere da mezzo litro, quello della birra, perché così sono sicuro che almeno a pasto bevo mezzo litro d'acqua. Sono piccoli trucchetti, funzionano anche per le galline e per quello insomma lo sto applicando. Ottimo, anche questo qua, un prodottino della Novital, assolutamente iper azzeccato. E quindi questo video si conclude qua, lasciamo pasteggiare e riposare le nostre galline e niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio il link qua sotto in descrizione se volete andare a vedere com'è questo abbeveratoio e niente ragazzi.